vivere quello che è accaduto in fase di partenza. 1500 uomini anche qui, gara di mezzo fondo, un 1500 dove c'è il miglior crono stagionale, il 3:43.03, Marco Salami, e poi Luigi Ferraris, Alessandro Claut, Andrea Gargamelli, Marco Zanni, Giglio Iannone, e ancora troviamo Bellino, La Rosa, Giolitto, Obrist, Fontana, Polli, Carozza, Licciardi, Picello e Leone. Esattamente, ci sono buoni protagonisti, a cominciare da Christian Obrist, l'atleta più titolato, finalista olimpico all'aperto giustamente nei 1500 metri, l'alto atesino di Bressanone, atleta di 31 anni, è lui ad indicare. Attenzione a Stefano La Rosa, il toscano di Grosseto, che parte con il numero 85, avremo modo di vederlo, ai Carabinieri di Bologna, un atleta campione italiano nei 5000 metri all'aperto, proprio nella sua Grosseto. Ricordiamo in questa gara alcuni atleti giovani, 1500 metri, campione uscente Mario Schiappini, dovremmo vedere però impegnato domani negli 800 metri. Schiappini ha vinto l'anno scorso in 3:45. Christian Obrist ha già vinto tre volte, il primo nel 2001 e poi nel 2008 e nel 2009. E lui l'atleta, credo, da battere, che abbia maggiore esperienza in questa prova. Attenzione ad altro, questo Salami dell'esercito. Intanto noi con le immagini siamo alla partenza dei 1005, ma il pubblico rumoreggia e fra poco capirete perché. Intanto partenza valida, dunque gara che comincerà ad avere il proprio sviluppo e che tra poco man mano continueremo a seguire. Intanto vi possiamo aggiornare dicendo che nel lungo la sfida si fa più intensa con uno scatenato Donato, uno scatenatissimo Donato, e tra poco capirete perché. Sentite intanto probabilmente con gli effetti il sottofondo del pubblico, mentre nel salto con l'asta continua la sfida da dentro fuori tra Giorgio Piantella e Claudio Stecchi, ancora errori a 5:60. Pettorale numero 94 e testa della gara invece nel frattempo proprio per Marco Salami, che si porta subito a fare l'andatura. E Obrist in terza posizione, atleta esperto dei Carabinieri, maglia blu, calzoncini rossi, sta controllando la situazione. Lui l'atleta più titolato, abbiamo detto, ha già vinto più volte il titolo. Una gara piuttosto aperta e che mi sembra poco tattica, viene lanciata proprio sul ritmo, lo dimostra la lunga fila degli atleti, proprio in fila indiana, e dobbiamo seguire proprio questo 1500 metri veramente particolare con Salami, il migliore in Italia, che fa l'andatura. Ora viene attaccato all'esterno, un punto meno indicato, La Rosa al comando. È bello aggressivo Stefano La Rosa nei confronti di Marco Salami, l'attacco all'esterno che è riuscito, il gruppo è già abbastanza allungato. 3:37.50 il record italiano di Giuseppe D'Urso, Genova 1997, mentre qui La Rosa è sempre davanti a Salami, ma ora cominciano a ritornare su anche gli altri, a cominciare proprio da Christian Obrist, che ora cerca di affiancare proprio Salami. La posizione non è delle migliori perché è all'esterno, davanti sempre La Rosa. Due compagni di squadra dei Carabinieri, La Rosa quest'anno si è cimentato anche nelle corse campestri con successo e dunque ha nelle gambe delle fatiche maggiori in questa stagione, cosa che non è venuta per Obrist, che ha già corso anche lui all'estero, e Obrist ha vinto diversi titoli. Mancano ora tre giri, 600 metri. Intanto si ferma Fabiano Carrozza mentre continua la gara in pista, e qui ci si alterna, ha cercato di assaggiare un po' tutte le potenzialità del gruppo Marco Salami, poi ha cominciato a subire gli attacchi da parte di tutti gli altri. 2:30.75 il passaggio ai 1000 metri, da valutare la proiezione, prova a spremersi il più possibile in questa fase di gara. Michele Fontana con Obrist e gli altri costretti ad inseguire, ma è proprio Obrist che non ci sta, attenzione, sempre Obrist, La Rosa e Salami, che ora cerca di schiacciare sull'acceleratore Marco Salami. Sono in 5, attenzione all'esterno. Giovanni Bellino che ci prova all'esterno, all'interno Marco Salami, e qui praticamente rotti gli indugi, è lanciato il gran
finale con Marco Salami che va a lanciare l'ultimo giro inseguito abbastanza da vicino, potremmo dire, da Christian Obrist. Gara 2 a meno di cedimenti, difficile pensare ad un ritorno degli altri, anche se Stefano La Rosa ce la sta mettendo davvero tutta. Cala un po' l'andatura di Salami che sembra un pochino in affanno in questo finale. Obrist e poi Stefano La Rosa in recupero, ma non molla un centimetro Marco Salami e va a conquistare il titolo, braccio alzato, dito al cielo. E poi arrivano anche Obrist e La Rosa. E questo atleta l'abbiamo già visto in diverse occasioni negli ultimi anni, anche all'aperto ha voluto fare sua la gara, sapeva di essere il migliore della stagione e dunque nulla potuto Christian Obrist, che ha ceduto nel finale, è andato avanti proprio La Rosa, Stefano La Rosa, mentre c'era da notare che Giovanni Bellino all'attacco al giro precedente aveva sbagliato pensando di arrivare, aveva fatto la volata e poi ha desistito ed ecco qui l'arrivo frontale. E qui vediamo la resistenza di Marco Salami che lancia l'occhiata a destra dove sente il ritorno di Stefano La Rosa che riesce a regolare proprio nell'ultimo rettilineo Christian Obrist per la composizione del podio, che è Salami, La Rosa, Obrist nell'ordine, tempi che devono ancora essere ufficializzati, ma nel momento in cui sembrava che Obrist fosse riuscito a tornare efficacemente su Salami, in realtà la benzina di Obrist stava finendo mentre La Rosa provava a sprigionare tutto quello che aveva a disposizione in un finale che l'ha visto salire sul secondo gradino del podio dietro al lanciatissimo Marco Salami. Marco Naibe Salami per l'esattezza, che è nato ad Ostiglia in provincia di Mantova nell'85, da sempre l'esercito, seguito da un tecnico grande, grandissimo, il modenese Luciano Gigliotti, colui che ha portato due maratoneti italiani alla medaglia d'oro olimpica, Gelindo Bordini e Stefano Baldini. E dunque questo Salami è il numero uno in Italia sul piano cronometrico, mantiene la leadership e numero uno